RDE Presa Diretta. Ben ritrovati dalla redazione. Green Pass per entrare in tribunale, ma solo per l'avvocato. La parte in causa, il testimone, può accomodarsi anche senza certificazione verde. È un paradosso tutto italiano che crea situazioni surreali. Con il decreto legge del 7 gennaio 2022 l'obbligo delle certificazioni verdi Covid-19 è stato esteso anche agli avvocati difensori, la cui assenza conseguente al mancato possesso o mancata esibizione del Green Pass non costituisce legittimo impedimento a comparire. Questo significa che l'udienza non viene rinviata e che la causa o il processo vanno avanti anche senza la difesa della parte. Un fatto che costringe l'avvocato sfornito di Green Pass o che è impossibilitato ad esibirlo, anche per dimenticanza, a delegare necessariamente un suo collega per evitare un pregiudizio per la difesa del suo assistito e il buon esito del processo. Un'evenienza che oltretutto lo espone a un possibile deferimento al Consiglio dell'Ordine e all'avvio di possibili azioni disciplinari o azioni di responsabilità professionale da parte del proprio assistito, che diversamente può entrare tranquillamente in tribunale senza Green Pass, così come il testimone che può accedere nelle aule di giustizia senza certificazione verde. Una incoerenza che diventa ancor più assurda se si pensa che un avvocato può difendere se stesso in giudizio. Cosa accade dunque se un avvocato sprovvisto di Green Pass e parte in causa vuole accedere in tribunale per difendersi? Il caso si è presentato qualche giorno fa in tribunale, dove un noto avvocato doveva discutere la sua causa personale, di cui è contemporaneamente parte e procuratore di se stesso. Il personale di vigilanza, in osservanza delle disposizioni, ha chiesto all'avvocato di esibire il Green Pass. Il professionista ha fatto presente di non avere la certificazione verde, per questo gli è stato vietato l'ingresso. L'avvocato a quel punto ha dimostrato di essere egli stesso parte in causa e difensore. Il vigilante, dopo attimi di smarrimento e confusione, ha verificato quanto detto dal legale e preso atto che come parte in causa poteva entrare. Una volta entrato, l'avvocato, svolto l'udienza patrocinando se stesso, questo incredibile episodio dimostra l'irragionevolezza di un'enorme che viola palesemente la Costituzione e mette in pericolo il diritto della difesa e la difesa, ma soprattutto non ha alcun senso dal punto di vista sanitario. Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta negli uffici della Lega alla Camera. Con il faccia a faccia si è aperto un dialogo, i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani, lo riferiscono note della Lega e del Partito Democratico. Gli alleati della NATO stanno mettendo le forze in allerta e stanno inviando navi e caccia in Europa dell'Est per rinforzare la capacità di deterrenza e difesa, mentre la Russia continua ad aumentare la propria presenza militare dentro e fuori dall'Ucraina, lo sottolinea la NATO in una nota. Secondo il New York Times, il presidente americano Joe Biden sta valutando la possibilità di schierare migliaia di truppe statunitensi nei paesi baltici e in Europa dell'Est per fronteggiare un'eventuale invasione russa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che Washington e la NATO stanno aumentando le tensioni attraverso annunci isterici e azioni concrete, aggiungendo che il rischio di un'offensiva delle truppe ucraine contro i separatisti filorussi nell'est del paese è molto alto. Diverse persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco sparati in un'aula nel campus universitario medico di Heidelberg in Germania. A sparare sarebbe stato uno studente, scrive la DPA, citando fonti della sicurezza, secondo le quali il giovane non avrebbe avuto motivazioni politiche né religiose per il suo gesto. L'aggressore disponeva di più di un'arma a canna lunga e si sarebbe poi ucciso sul posto. L'84% della popolazione di Tonga, circa 105.000 persone, è stata colpita in un modo o nell'altro dall'eruzione del vulcano e dal conseguente tsunami di 10 giorni fa, lo ha annunciato il governo dell'arcipelago secondo quanto riportato dalla BBC. In particolare le autorità temono che l'esposizione alla cenere vulcanica possa causare a lungo termine difficoltà respiratorie, irritare i polmoni, gli occhi e la pelle e causare problemi al sistema cardiovascolare. Le borse europee proseguono pesanti in vista dell'avvio di Wall Street, dove
i futures sono in calo. L'umore dei mercati è negativo in vista della riunione della Fed e di una possibile accelerazione del rialzo dei tassi. Pesano anche le tensioni tra Russia e Ucraina, con le ripercussioni anche sui prezzi del gas. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1318 a Londra, l'indice Stoxx 600 scivola ancora e cede il 2,3%, in profondo rosso Parigi e Madrid meno 2%, Milano meno 2,2%, Francoforte meno 1,96%, Londra meno 1,04%. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima edizione. RDE Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner accede ai quarti di finale degli Australian Open 2022, lo fa battendo l'australiano Alex de Minaur 7-6, 6-3, 6-4. Per la seconda volta l'alto attesino entra tra i migliori 8 nello Slam dopo il Roland Garros 2020. Sono due a questo punto gli italiani ai quarti del torneo, oltre a Sinner. Ieri si è qualificato anche Matteo Berrettini. Il calcio, dopo la sosta per le nazionali alla ripresa del campionato, c'è il derby di Milano, partita importantissima in chiave campionato e in casa Milan, e i tifosi del Milan si chiedono se potranno fare affidamento su Ibrahimovic, costretto, lo ricordiamo, a lasciare il campo al 28esimo della sfida di San Siro contro la Juventus dopo aver avvertito un dolore al tallone d'Achille del piede sinistro. Non ci saranno oggi controlli strumentali per l'attaccante svedese, le sue condizioni saranno valutate mercoledì alla ripresa degli allenamenti e solo allora si saprà se potrà essere in campo dal primo minuto o se sarà un'alternativa di lusso pronto a dare il proprio contributo magari nella ripresa nel derby di Milano. Le società di calcio chiedono ai giocatori di mettersi la mano sul cuore, o meglio sul portafogli, per contribuire a non mandare in crisi le casse dei club italiani. Lo ha detto chiaramente l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: mi aspetto che l'asso calciatore, i singoli giocatori, gli allenatori e gli agenti possano fare un gesto concreto, mi riferisco ai calciatori che guadagnano molto, ci aspettiamo che anche loro riescano a concedere alle società uno sconto di almeno una mensilità nei confronti dei club, perché questo è un momento catartico e serve un gesto concreto. L'arrivo di tante proprietà internazionali sta cambiando quello che è il calcio in cui siamo cresciuti. Queste le parole dunque di De Siervo, che poi ha preannunciato che da febbraio la capienza negli stadi tornerà al 50%, per poi aumentare auspicabilmente al 75% o al 100% in poco tempo. Siamo al calcio mercato. Dopo l'ufficialità di Sepe, la Salernitana non ha intenzione di fermarsi. Nella giornata di domani in programma un incontro con gli agenti di Simone Verdi, attaccante 29enne del Torino. E il Torino ha un fronte caldo anche con il Cagliari. Dopo l'ultimo incontro per l'operazione Baselli, le parti sono ormai vicinissime. Il giocatore può arrivare in città in giornata. Operazione a titolo definitivo, contratto fino a giugno con opzione per altri 2 anni in caso di salvezza. Mario Passetti, il DG del Cagliari, ha confermato Baselli. La trattativa è in stato avanzato. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva. RDE Sport. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà il graduale allontanamento verso est della zona di bassa pressione che ha interessato nelle ultime ore le nostre regioni meridionali, alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi condizioni meteo più che discrete. Controlliamo intanto la previsione della nuvolosità attesa sul nostro paese. Come vedete, ben poco da segnalare, però nebbie e foschie di notte al primo mattino si faranno vedere sì in pianura padana. Come precipitazioni nulla di che, la giornata in complesso sarà bella, quindi non prevediamo né piogge né nevicate significative, anche se ne avremo un gran bisogno, soprattutto nelle regioni settentrionali. Quindi in definitiva, martedì all'insegna del bel tempo un po' in tutta Italia, però come dicevamo con nebbie e foschie di notte al mattino in pianura padana e spesso anche nelle ore centrali del giorno il cielo si manterrà grigio in quelle zone. Un po' di vento si farà sentire al sud, chiudo con le temperature, valori diurni accettabili anche se relativamente contenuti, però di notte a primo mattino farà ancora freddo al centro-nord. Per tutti i dettagli sulle vostre zone scaricate l'app di Trebi Meteo. Consegna a domicilio del caffè. La torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti,
come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662. Il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori. 340 379 7662. Info su www.sangiustocaffè.com. Radio Diffusione Europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali. Radio Diffusione Europea è anche web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service del DJ set per manifestazioni. Infoline 345-9945-637. Radio Diffusione Europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.